col bacio. Mettendosi a mezza via tra il bastione del Nuti e Porta Maggiore, guardando l'Arco d'Augusto con alle spalle la Flaminia, il colpo d'occhio è decisamente bello. Nonostante siano solo pochi i metri risistemati con la nuova pavimentazione, chiudendo gli occhi, con l'immaginazione possiamo vedere e capire che il risultato finale, una volta ultimati i lavori, sarà di quelli che possiamo ammirare, non con poca invidia, nei luoghi e piazze di rilevanza storica sparsi nelle più importanti città d'Italia e che apprezziamo da turisti o viaggiatori per l'effetto scenografico che la perizia e la bellezza della risistemazione qualifica e valorizza un sito storico, un monumento in una città. Ora, fra poche settimane, potremo avere anche noi a Fano questa perla nella collana cittadina di luoghi riqualificati e restituiti nella loro bellezza in un virtuoso circuito di siti storici della città. Bastione San Gallo, la terrazza della Darsena Borghese, ultima in arrivo l'invidiatissima Rocca Malatestiana e via Garibaldi. Ed ora il Pincio, è il monumento identificativo della città per antonomasia, l'Arco d'Augusto, ancora più valorizzato ed enfatizzato nella sua bellezza, senza parlare poi dell'effetto scenografico dell'illuminazione che verrà realizzata. Cosa ne pensa del Pincio, di questi lavori? Se erano da fare, vanno fatti. Adesso speriamo che li finisca... cioè che i lavori finiscano presto, ecco. Colpo d'occhio però non è male. Colpo d'occhio è bello, però speriamo che poi diventi ancora più bello. Era ora che davano una sistemata, quindi per me è un lavoro eccezionale. I disagi che ci sono sono sopportabilissimi, quindi ben vengano questi lavori e complimenti al sindaco e alla giunta. Le piacciono come stanno venendo? A me sì, personalmente sì. Era ora anche che lo facevano. Quindi insomma la città per tutto, sì, no, è un bellissimo lavoro. Nel complesso le piace? No, è bello, sì. Non vedo l'ora che finiscano, perché meritava questa ristrutturazione, che da tanto tempo che non si faceva nulla, ma qua. La ditta locale, che sta eseguendo con perizia e precisione i lavori, anche con orgoglio e amor di patria, operando con grande professionalità, dovrebbe terminare la riqualificazione dell'area per l'inizio del carnevale. Ma nel frattempo, è notizia di queste ore, dal 7 di gennaio dell'anno prossimo possiamo informare gli amanti della storia della città e dei siti archeologici che il Comune di Fano, con il benestare e la collaborazione della soprintendenza, prima che l'area verrà definitivamente chiusa, si potranno ammirare da vicino con una visita guidata i recenti ritrovamenti riaffiorati appunto dei cunicoli sotterranei nei lavori di scavo sotto la Porta Maggiore. Amanti della storia, quindi, fatevi sotto!